Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, sono BlazyGen68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo giunti al 44esimo appuntamento settimanale con la serie di Dragon Ball Super e quindi dopo aver visto l'episodio siamo prontissimi a discutere un pochino delle nostre opinioni. Quindi iniziate già a lasciare un bel commentino ed iniziamo a discutere appunto dell'episodio. Allora, premessa, so che di solito faccio sempre delle premesse, però questa volta, mai come le altre, mi sarà molto molto difficile parlare di questo episodio. Perché? Perché anche se gli altri episodi, ad esempio quelli che possiamo chiamare episodi filler, avevano alla fine una specie di senso, cioè erano autoconclusivi, qui non parliamo soprattutto di un episodio autoconclusivo perché dura addirittura due episodi, e poi perché comunque gli altri episodi avevano un qualcosa in più, cioè non avevano storia, però avevano quella comicità che comunque ti rendevano l'episodio abbastanza godibile e quindi te lo facevano guardare anche divertendoti. Invece questo episodio è molto carente anche per quanto riguarda la comicità, infatti comunque ci sono stati degli sketch carini, però nulla di che sinceramente. Però iniziamo con ordine. Allora, io mi sono segnato prima di tutto degli spunti dall'episodio, ovviamente non ne sono stati parecchi perché davvero ci è stato fatto vedere davvero poco. Comunque possiamo prenderla come una puntata che non è stata, diciamo, molto divertente, però è stata comunque, ha avuto una sua storia, che continuerà ovviamente nel prossimo episodio. E vi inizio già a dire da adesso che non vedo l'ora, cioè non vedo l'ora poi, preferisco più guardare il prossimo episodio dalle premesse che abbiamo visto nelle anticipazioni di questo episodio, piuttosto che aver guardato questo episodio. Non so se vi ho reso bene l'idea, comunque avrei fatto tranquillamente a meno di questo episodio e avrei guardato direttamente quello successivo. Allora, iniziamo con gli spunti, ce li ho segnati ovviamente. Monaca ormai consegna sempre, ormai è diventato il fattorino, cioè in realtà quello è il suo lavoro, però sta continuamente a fare il fattorino, a consegnare sulla terra, il che lo stanno facendo comunque per farlo rientrare bene o male nel cast di personaggi. Però secondo me alla fin fine ci può stare, alla fine Monaca non sa nemmeno combattere, quindi ciò che hanno organizzato comunque in questo episodio per farlo rientrare di nuovo in Dragon Ball Super, secondo me è stata una mossa azzeccata. Poi Trunks, che mentre discute con Goten ad inizio episodio gli dice: la prossima volta dobbiamo andare in un locale più lontano la mattina. In un locale? Voi siete bambini, in quale locale dovete andare? O meglio, in quale locale siete stati? Di mattina poi, cioè è possibile che vi siete passati la nottata in qualche locale? Bambini? È vero che siete dei Saiyan, è vero che siete degli alieni che potete intrufolarvi dove volete con la vostra velocità, però non si fanno quelle cose, mi raccomando. Vabbè, a parte queste cazzatine, allora passiamo oltre. Sicuramente c'è stato un richiamo, un ulteriore richiamo, almeno credo. No, in realtà non c'è stato un richiamo al Dragon Ball GT, non so perché stavo pensando questo, però c'è stato un richiamo per quanto riguarda Trunks del futuro. Infatti, nel furgone di Monaca, Trunks trova una spada, la inizia a brandire e quello è stato sicuramente un richiamo alla spada di Tapion e quindi a Trunks del futuro. Ci può stare anche perché alla fine non è nulla, cioè non è che Trunks si prende la spada o cose del genere, però ti fa soltanto accendere quella lampadina, dici ok, qui stanno facendo di sicuro un richiamo a Trunks del futuro. E ci sta sicuramente, dato che comunque la prossima saga sarà proprio basata a Trunks del futuro, quindi è come se avessero voluto darci una specie di indizio, chissà. Poi, spostiamoci un attimino, una volta giunti quindi sul pianeta in cui Monaca doveva fare la consegna, mi sembra si chiami il pianeta Ptoff, ormai non mi ricordo nemmeno più perché l'episodio, non dico che l'ho visto con poco interesse, però poco ci mancava, quindi ricordo anche a tratti le cose, infatti ricordo solo quelle che mi sono segnato. Ma comunque, ripartiamo, giunti quindi su questo nuovo pianeta troviamo anche il nuovo nemico, che sinceramente non ricordo nemmeno il nome, però mi ricorda tipo tantissimo l'Edgeek di Dragon Ball GT. Secondo me la fisionomia è praticamente quella dei due, fate un confronto e vedete che si somigliano davvero tantissimo. Comunque alla fin fine se ne daranno di santa ragione e quindi l'episodio terminerà con l'arrivo di Vegeta su questo pianeta. E cosa succede? Che in pratica questo, non mi ricordo il nome, ve lo ripeto, intrappola Vegeta in una specie di gelatina e quindi crea la famigerata copia di Vegeta che leggemmo già nei titoli precedentemente. E quindi detto questo, l'episodio si conclude così,
Prima di concludere quindi con le anticipazioni, altre due considerazioni. Abbiamo un gioco praticamente fisso all'interno della serie ormai, c'è in qualunque episodio se ci fate caso. E poi abbiamo una Bulma che è diventata praticamente un personaggio principale. Il che non mi dispiace nemmeno perché, se ricordate, all'inizio di Dragon Ball noi siamo partiti così. Siamo partiti con Goku e Bulma. Quindi, se c'è qualcuno ad esempio che disdegna il fatto che Bulma la si veda praticamente quasi sempre in ogni episodio, e proprio come personaggio principale, cioè parla sempre, sta sempre in mezzo, secondo me non c'è nemmeno tanto da disdegnarsi, ci sta tranquillamente. Ovviamente non mi ci deve stare quando ci sono le mazzate pesanti da darsi, però comunque diciamo che rende la serie un pochino più dinamica. E tra l'altro non so nemmeno perché la renda dinamica, lasciamo perdere. Vabbè, dovevo trovarmi comunque una scusa a questa cosa, al fatto che Bulma mi fa piacere che ci sia nella serie. Passiamo alle anticipazioni, perché nelle anticipazioni quindi vediamo finalmente questa copia di Vegeta all'azione. Vediamo Goku che va su questo pianeta Ptoff, una cosa del genere. E vediamo all'azione anche finalmente Gotenks e addirittura Gotenks Super Saiyan di terzo livello. E quindi vi ripeto, avrei fatto tranquillamente a meno di questo episodio. Magari questo episodio secondo me sarebbe potuto durare sì e no 5 minuti del prossimo episodio, e il resto del prossimo episodio quindi ci saremmo visti dei combattimenti secondo me abbastanza cazzuti, con Gotenks Super Saiyan di terzo livello, con Goku che combatte contro la copia di Vegeta che alla fine ha la stessa forza di Vegeta. Dimenticavo che Vegeta non ha più la forza, e quindi non ci resta altro che darci appuntamento al prossimo episodio. Quindi detto questo, direi che possiamo anche concludere questa review stranissima, direi, perché non so davvero più cosa dire. Già ne ho parlato troppo secondo me rispetto all'episodio che abbiamo visto. Ultima cosa, mi è piaciuta abbastanza la realizzazione di Goten, secondo me era realizzato davvero bene. Per quanto riguarda Goku, non so perché, ma c'è questo enorme problema per quanto riguarda proprio i disegni di Goku. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto comunque, vi ricordo di lasciare un mi piace, lasciate un commento, fatemi sapere le vostre opinioni sull'episodio, ovviamente. Non andateci comunque troppo sul pesante, perché sono episodi alla fine che sono basati, cioè sono costruiti così fin dall'inizio, che sono episodi filler, quindi non possiamo aspettarci chissà che. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, e quindi vi do appuntamento, come al solito, ad un prossimo video.